cambiato idea. Mi hanno detto che forse tu hai ragione. Dammi la mano. Senti, ascolta, facciamo una cosina più interessante, ti va? Adesso dai, usciamo da qui. Non va a finire che ti spoglio qua, se continui così. Ti prego, no, dai. Andiamo fuori, fuori. Ma andiamo fuori, ma dai, amore, non stiamo qui. Che noia. Ma bacio meglio io, di dico. Ciao, sono qui sul Titanic, c'è Leo che si sta facendo ok. Sì, Jack. Sì. Siamo tutti sul Titanic. Ma io ti porto in un posto ancora più morbido. Mirla, e comprale. Ci vediamo domani a Cinisello. Oh, mi paura gente, paura gente. Mica, guarda questa. Oh, deixa questa porra di sfini calato di merda. No. Ci vediamo domani a Cinisello. Se non vuoi che il cinema ti uccida, non uccidere il cinema. Leggete la Bibbia? Ezechiele 25:17. E la mia giustizia cadrà su di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno. Su coloro che si troveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore, quando la mia vendetta implacabile cadrà su di te. Baruscia, sono il lupo cattivo. A chi non piacerebbe godersi il proprio film preferito avvolto dai nuovi impianti sonori delle nostre sale cinematografiche? Ma è davvero sempre possibile? Urlatori, screanzati, maleducati, tutti pronti a rendere sgradevole anche il miglior film del mondo. A proteggerci da tutto, una volta esistevano piccoli, grandi uomini. Le maschere,
con le loro torce, dalla luce abbagliante e punitiva per chiunque trasgredisse il silenzio della sala e pronti a cacciare qualsiasi elemento di disturbo. Ma dove sono finiti questi eroi? Ai nostri giorni, dove il costo dell'andare al cinema è diventato un lusso per pochi, c'è ancora bisogno di loro. Hanno preso piede mobilitazioni a livello nazionale per supportare questa causa. Senatori presenti 319, senatori votanti 318, maggioranza 160. Fratelli, sorelle, è cosa buona e giusta ricordare che è necessario reintrodurre la figura delle maschere nei cinema. Se anche voi sognate un mondo dove tutti i film vengano visti in tranquillità, sostenete la nostra causa. Silenzio! Qui c'è gente che ha pagato il biglietto per vedere il film.